Sabato 13 in Piazza Salotto a Pescara, Comune e Croce Rossa insieme per l'evento Dona il sangue salva una vita. Insomma, si cerca di promuovere la donazione del sangue, che è sempre un atto di generosità. Poi c'è il Natale di mezzo, quindi un bel regalo di Natale per chi ha bisogno. Assolutamente sì, insieme alla Croce Rossa Italiana, che è un'associazione che collabora con il Comune, che insomma fa molta prevenzione, noi organizziamo per il 13 dicembre questo evento in piazza. Ci saranno due momenti differenti, dalle 10:30 alle 11 e dalle 11:30 a mezzogiorno, dove si cercherà di far capire ai cittadini l'importanza della donazione con la creazione di una autoemoteca. È una cosa alla quale voglio dire, per noi è importante, perché la donazione del sangue, quando è possibile, è sempre un evento importante dal punto di vista sanitario, perché permette di salvare tante vite. E quindi voglio dire, grazie alla Croce Rossa per l'organizzazione di questo evento. Molte persone non sanno che è un atto d'amore, ovviamente, verso il prossimo, ma anche verso se stessi, perché serve a tenersi controllati. Assolutamente sì. Donare il sangue significa anche poter donare il sangue, quindi avere uno stile di vita sano e di stare bene con se stessi, quindi di stare bene anche a livello salutare. E questo è una cosa molto importante, perché se noi stiamo bene fisicamente, abbiamo un corretto stile di vita sano, possiamo anche aiutare chi ne ha più bisogno, quindi chi ha bisogno di una trasfusione o comunque chi ha bisogno di sangue in questo caso.